Monaco c'è Flor su Boeing. Ci sono le fate dei mari, le fatine dei fiumi, le fatine delle fonti d'acqua. Che le fate delle baracche allora dipingano per te sogni dolci per farti dormire. Che cosa ci fai lei qua? Sono venuto a parlarti. Shh, parli piano che la bimba dorme. Va bene. E poi sono venuto a cercarti perché non voglio che dormi in giro. Non è un suo problema, me ne sono andata con la bimba e non tornerò e non l'abbandonerò. Un momento solo, per una volta puoi. Scusi? Continui a credere alle fate, Flora? Sì. Sono buonissime le fate, sa? Si è rasato. Sì. Non voglio una barba che punge quando do un bacio. Ya si será juntos por fin, ya si será para los dos, ya si será un gran amor, ya si será. Per quale motivo te ne sei andata? Mi ha cacciata lei? No. Io non ti ho cacciato, sì, tu sei andata via perché non intendevo di restare. Ma è vero, è che tu mi avevi detto che avresti sistemato le cose. Le cose non che... si sistemano andando via. Ma non si aggiustano neanche impuntandosi io come un muro. Io non intestardisco mai. Che la bimba dorme. Non possiamo andare a parlare da un'altra parte. Vediamo, mi faccia pensare. Il salotto è occupato, la stanza degli ospiti la stanno tappezzando. Che testona che sei. Vieni, andiamo in strada. Non sai che hanno fatto i ragazzi per farti tornare? Hanno riempito il salotto di cartelloni facendo una confusione dell'altro mondo. E poi hanno fatto quello che più odio nelle feste. Hanno cominciato ad urlare senza nessun controllo. Lo hanno fatto per me, allora non mi hanno dimenticata. Cosa? No, mi capisco da sola, sono fantastici! Sono fantastici e incontrollabili, ecco che sono. Non so cosa tu gli abbia fatto, ma ti vogliono molto bene. E hanno realmente bisogno che tu torni. Io anche. Sì, anche a me mancano tanto. Tutti mi mancano molto. Ho pensato molto alla situazione di Roberta e credo che potremmo trovare una soluzione. Davvero? Quale? Sì, sono disposto a mandarla in collegio e a farmi carico dei suoi studi. Sul serio? Ah, che meraviglia! Potrebbe dormire con Maya nella sua stanzetta. È grandioso, è fantastico. No, dovrà restare a dormire in collegio, è la regola. Come? Ah, ma che bello! Una bimba senza un briciolo di affetto rinchiusa come un animale in gabbia. È venuta in mente a lei o l'ha aiutata qualcuno? Non ci posso credere, c'è un regolamento, ne esiste un'assistenza, Florencia. Non è un cane che cammina per strada che uno passa e se lo porta via. M'han detto, quindi non essendo un cane non possiamo rinchiuderla in un canile come se fossimo dei padroni che vanno in vacanza e non vogliono avere fastidio. È incredibile, sei impossibile, testarda, cocciuta, sei... Che litigioso! Orco dal cuore di pietra con o senza la barba! Senti, adesso che basta, cos'è? Io sono venuto qui con buoni propositi e... Torni o non torni? Io senza Roberta non oltrepasso la porta. No, venga sì. Qui, le devo ridare le chiavi di casa sua. Così la potrà dare alla prossima di turno, che sicuramente non la sopporterà per troppo tempo. Non la trovo! Dove non la diavolo trovi? L'ho come finita? Non la trovi? Mi stai dicendo che hai perso la chiave di casa mia? No, non l'ho persa, l'ho dimenticata da Titina. Ma domani gliela porto, domani l'avrà. Sì, puntuale. Sarò puntuale, tranquillo. Perché non si radi i peli del suo cuore?
Sono quelli che pungono, non quelli sulla faccia. Brutto capoccione sbarbato. Silenzio! Festa essere finita! Herr Federica arrivare con Flor a minuti! E vai! Sì! Vuoi alzare cartelli, balli e musica? Ora adesso, raus! Sì, sì, sbrighiamoci, ragazzi, raus, che il tempo vola! Ma... Schnell! Si può sapere perché hai fatto quello che hai fatto? Io? Che ho fatto? Non fare la commedia, mi hai dato un bacio. Ti ho dato il bacio che tu mi hai dato l'altro giorno, te l'ho restituito. Non fare lo sciocco, non ti viene bene, sai? Lo sciocco io? Sì, lo sciocco. Oh, ma tu guarda, tu sei l'isterica e io sarei lo sciocco? Che cosa ti ha detto lo stupido? Imbecille, vorrei dire. Oh, ma perché lo tratti così? Se tu non ci vai d'accordo, ci provo io, non me lo faccio scappare. È tutto tuo, tesoro, te lo regalo col fiocco, se vuoi. Ma non gridare! Sì che grido! Guarda! Sembra andare d'accordo con Nata. No, sono soltanto amici. Nemmeno io ho un tale slancio con i miei amici. Chiediamo a Clara se c'è qualcosa tra loro. Che me ne importa? Per me può fare quello che vuole. Non mi importa un fico secco. Come va? Niente male, eh? Ci siamo riusciti. Fede sta portando Flor forte. Maya, voglio togliermi il costume. Sai dove posso cambiarmi? Vieni con me, così puoi stare tranquilla. Grazie, chiamo Nata, così mi aiuta lei. Ti accompagno io perché lei è occupata. Andiamo. Sei molto bella. Grazie. Maya, ci stai guardando, Maya? Quell'imbecille senza cervello. Quale fra tutti? No, perché ce ne sono un bel po' in questa festa. Mi sta divertendo molto. Sofia, amore mio, tu sai che non avevo nessuna intenzione di picchiarti davanti a tutti. Lo sai che odio perdere il controllo. Ma tu non hai limiti, mia cara. Come puoi mancarmi di rispetto in quel modo? Sofia, Sofia cara, rispondimi, tesoro! Per favore, sono così stanca. Quella stanza sembra un campo di calcio. Io non capisco perché Federico non abbia chiamato la polizia. No, perché Federico è molto impegnato in altre faccende, mamma. Mi chiedo che cosa stia facendo con la verduraia che ancora non è tornato. E a questa che cosa le succede? Io che cosa ne so? Non reagisce. Mamma mia, avrò esagerato con la mano, quella sberla. L'avrò colpita con l'anello. Mamma, non importa, non importa. Non mi sento bene, non so cosa mi succede. Sarà stata contagiata da lei, che ne so io. Mamma, per piacere, voglio chiedere a Pedro se mi porta a fare un giro. Dove? Sì. No, 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 tu non esci. Devi prenderti cura di Federico, vita mia. Prenderti cura della famiglia. Mamma. Cosa? Mi prenderò cura di me e ora lasciami in pace. Ma cosa sta succedendo alle mie bambine? E tu rispondimi, Sofia! Ah, che ti succede? Sei posseduta? Cosa ti ho fatto, vita mia? Ah! Salve, cosa prendi? Vorrei un tè molto forte. Dalla faccia che hai, ti consiglio qualcosa di più forte, sì. No, ti ringrazio, Sam, ma io non bevo. Allora ti servo soltanto un bicchierino. Che succede? Problemi con le donne? Sì. Ehi, dai, non farne un dramma. Le donne bisogna prenderle con calma, sai? Altrimenti ti fanno impazzire. Sì, lo so, ma io cerco sempre... Quello che non capisco è perché mi interessi tanto questa donna. Ma sai cosa? È finita. È finita, io non ci casco più. Sì, molto bene, così impara. Salute. Salute. Che buoni. Questi me li comprava la mia mamma. Sul serio? Flor, se non hai una casa, dove andrai? Neanche tu hai una casa. Beh, ma io ci sono abituata. Ed io mi abituerò, stai tranquilla, Robertina. Perché è venuto? Per... No, per niente, è venuto perché passava da queste parti e... Ti ha chiesto di tornare da sola, vero? Sì. No, non mi ha chiesto quello. E anche se me l'avesse chiesto il presidente, non ti lascerò, Robertina. Stai tranquilla, sul serio. Te lo prometto.